Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together in a place where we belong. I'm 16, starting to find my way. Got a new job, gonna start at the mall today. Times, last. I'm 16, 16. Make the good times last. allora, oggi sono andato con i miei compagni a fare una gita, dove? Oggi sono andato a Reggio Calabria e abbiamo visto i bronzi di Riace. Ma questo, di questo ne parliamo dopo. E adesso voi vi direte: Ma come è iniziato tutto? Come è nata l'idea? Lo scoprirete adesso. Ah, ecco qua: questo è l'autobus. Dai, andiamo. Bene, ragazzi, adesso vi conterò tutti uno ad uno. Vediamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, possiamo andare. Autista, che vuoi? Metti in modo l'autobus, per favore. Sì, finalmente partiamo! Yuhuu! Sì! Ah, vi ho detto che abbiamo un ospite. Vi presento: la madre delle sorelle, Fiore e Riso. Ciao. Oico, adesso posso partire con Staugo, sì o no? Certo, puoi partire. Partiamo per la gita a Reggio Calabria. Sì, finalmente partiamo. Ok, non vi faccio vedere altro perché il resto è davvero noioso. Quindi passiamo di tre ore in avanti. Tre ore dopo. Poi sono andato a prendere la mia maestra. Bla 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 bla. Siamo stati tre ore in autobus perché da Reggio Calabria non vi dico dove abito. Ci vogliono tipo 4 ore e mezza 3 ore e mezza Boh non lo so Vabbè comunque Un'ora dopo le 3 ore dopo E eh, infatti dopo che siamo arrivati a Storeggio Calabria eh, Siamo arrivati E guardate un po' che cosa è successo Ragazzi siamo arrivati Scendete tutto qua No in realtà qualche scena interessante dell'autobus, c'è cioè ve la faccio vedere allora, Milenoschia, io ho 5. Tu che cosa c'hai? Cinque! Beh, sì del caso che io ho fatto uno. Uno! Milenoschia, ti stai divertendo con quel bambino? Sì, molto. Stiamo giocando ad uno. E lui ha perso. Capisco? Scusa, Vincesso, perché non giochiamo anche noi ad uno? Um, dipende. L'hai portato uno? Um, no, non l'ho portato uno. Va bene. Perché non giochiamo a darci un pugno in faccia? Na. Perché non giochiamo a darci un pugno in culo? Na. Perché non giochiamo a darci un pugno nel sedere? Na. Perché non giochiamo a darci un pugno nell'occhio? Na. Perché non giochiamo a Ok, facciamo così, giochiamo a sasso carta forbice. Wow, perché non ci avevo pensato prima? Sasso carta forbice. Sasso carta forbice. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, formiche! Scusa maestro Antonuccio, possiamo andare in bagno? Allora, chi di voi deve andare in bagno? Ok, capisco, sono 12 persone. Ok, autista, per favore, possiamo fermarci ai bagni? Va bene. Tu 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 tu, tu 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 tu, tu tu, 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 tu. Tutto... Ah! Presto ragazzi, scendete, scendete. Ah, 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 ah. Tre minuti dopo. Vabbè, nulla. Tre minuti dopo siamo ritornati nel bus e ho provato a rubare l'acqua a Luigi, quello del primo episodio della terza stagione. Non so se vi ricordate. Ehi, hey, dammi l'acqua, dammi l'acqua. No, Franco, non ce la darò mai. Siamo andati a prendere la mia compagna e ho parodizzato la canzone di Il pompiere paura non ne ha. Um, che cosa abbiamo fatto poi? Um, ah sì giusto, non vi ho detto questo. Nel pullman abbiamo cantato 50.000 volte Il pompiere paura non ne ha. Seriamente. Candyman! Siamo arrivati a Reggio Calabria Ah oh, ragazzi Non sapevo che cantavate così tanto Lo cantate centomila volte al giorno oh, Vabbè Comunque è fatto stacca Comunque siamo arrivati sì. sì Ma mi avete rotto le scatole con queste canzoni moderne Adesso non vi accompagno più. Perciò andatevene via dall'autobus. Ah! Tassista, non puoi buttarci fuori dalla macchina così, o altrimenti chiamo la polizia. Oh, vabbè. Tanto non c'è più la strada, quindi per forza a piedi dobbiamo camminare. Um, io sono l'unico che pensa che c'è qualcuno nei paraggi. Ah sì? E eh? chi c'è nei paraggi? Il bagno. Andrep, ma chi c'è nei paraggi? Te l'ho già detto, il bagno. Ci hai fatto perdere tempo solamente per dirci che devi andare in bagno? Uh -oh. Ragazzi, smettetela di litigare o altrimenti chiamo la polizia. Ma aspetta! La polizia migliore sono Apple e Onion e il giraffone poliziotto. Ma Apple e Onion e il giraffone poliziotto sono un ah, dico la nostra città. Mi scusi, allora come facciamo adesso? Allora Matteo, potrei provarli a chiamare, ma purtroppo non posso. Scusi, perché? Ho lasciato di nuovo il telefono a casa. Sta tranquillo, ci penso io. Quando è che lo chiamate? Ma tu sei imbecille! È proprio questo che, che stavo intendendo! Ah, e comunque vuoi diventare il mio miglior amico? No! Ah, si sta muovendo qualcosa! Ah! Ehm, guida! Ah, voi dovreste essere la quinta elementare! Sì, da quel che vedo siete... Siete... Siete all'ultimo anno de, de, della, delle scuole elementari, quindi, beh, vi porterò a fare un bel viaggio. Aspetta, ma perché c'è la Nidia a casa dei Laut? Oh, non la conosco. Io mi chiamo Pandora Weasel e sono nata in Florida. Ah, inoltre mi piacciono le rocce, le formiche, le giraffe e... basta. Ah, e comunque vi accompagnerò fino a mezzogiorno e un quarto. A mezzogiorno e un quarto vi accompagnerà mia sorella. Ah, e inoltre io ho una fissa per i ranni. Ne vado matta per i ranni. Ah, non sapete quanti ranni c'ho a casa. Oh, Lenny che non si chiama Lenny. Ma sei seria? Ti piacciono i ranni? Ah, lo sai che a lei le fanno paura i ranni e i... volatili volati in generale, ah! Ah! Ah ah ah, <susurra> ah! 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 Bene ragazzi! E senza perdere indugi iniziamo con la nostra bellissima e fantastica Gita! Ah 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 ah, ah. Uh, Miloschia vuoi che ti dia una mano? No, sto bene! Ah! ah Togliti dalla mia faccia, brutto gabbiano! Ah, ah. Lasciami stare, brutto gabbiano! Ah, ah. Scusa, una domanda, perché queste sono le statue di bronzo, queste sono altre statue. Guarda, sono fatte molto 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 bene. Poi abbiamo camminato per tre ore filate. Siamo arrivati a aspetta, che devo pensare, devo pensare, devo. Non è che eravamo arrivati? Ehm, uh... ehm. Uh... Um, um, uh, tre ore dopo, ah sì, giusto, ecco dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati alla chiesa, ma non vi faccio vedere nemmeno delle clip. Metto delle foto e vi spiego che cosa è successo. Allora, noi siamo arrivati camminando. E lei, prima di entrare nella cattedrale, hanno detto: Bambini, prima di entrare, vi volevo dire che siamo in ritardo. Io e Milenoschia ci siamo seduti e abbiamo visto un bambino giapponese. Non sto scherzando, abbiamo visto davvero il bambino giapponese. Mm. Allora, questo episodio è basato su una storia reale. E quello che è successo è vero. Abbiamo visto un bambino giapponese. Comunque, um, noi siamo entrati nella chiesa e ho detto alla maestra di fare delle foto per fare questo, ma, questo maledetto episodio. E, ah sì, è questa foto che state vedendo ora, la scattata a Milenoschia e quel... Dito che fa ok, è proprio uh, la maestra Dan Daniel e quindi siamo andati in, questo, in questa cattedrale e abbiamo visto un po' che cosa c'era allora questa era un po' una chiesa ma solamente che non si chiama chiesa e credo che la conoscete la cattedrale e poi siamo andati via siamo andati via e basta Ah, e devo dire che come posto comunque era molto carino. Poi siamo andati in questo posto di cui sfortunatamente non mi ricordo... Ah no, prima ci eravamo andati in questo posto. Vabbè, <coughs> lo dico adesso. Allora, praticamente in questo posto... Praticamente una pallaccia. Ma stati zitto, wow, wow, guarda, stati zitto, cretino di cacca. Vabbè. <coughs> Comunque, siamo andati in questo posto e praticamente c'era un, uh, un, uh, un pacco di una pistola non ho capito il motivo, e poi c'era um, uh, un pesce morto. Non chiedetemi perché c'era un pesce morto. Ecco, mi hanno buttato giù per le scale per, far, per farci vedere questo posto da vicino. E, um, siamo andati a vedere questo posto. E um, uh, niente, comunque là ci siamo divertiti. Io ovviamente mi sono seduto perché avevo fatto 100.000 cent passi di camminate. Purtroppo non ho trovato la foto di noi che... <coughs> Siamo andati in questo posto perché l'ho cancellata dalla memoria. Insomma, abbiamo visto questo posto. Siamo tornati e ce ne siamo andati dalle scale. Um, comunque, come posto, non era niente male. Però, c'è una clip di io che cado dalle scale. Ve la faccio vedere. Non lo vedi da vicino. Um, perché lo dovrei vedere da vicino? Bella discesa, campione! E c'ho anche il video del pesce morto. Vediamo un po' dov'è il pesce morto, ragazzi! Vediamo un po' dov'è il pesce morto, ragazzi! Vediamo un po' dov'è il pesce morto, ragazzi! Po è pesce morto, rag eh, vabbè, poi ce ne siamo andati. E siamo andati alla chiesa, ma non mi ricordo che cacchio era. E poi mi sembra siamo andati al museo. Ecco quel museo dove siamo andati a vedere bro i bronzi di Riaci. Di Riace c'era. In realtà c'erano, ma vabbè. C'erano le Teche. C'erano davvero. Ma davvero? Ma. Io non so quante teche c'erano, ma ce n'erano una marea di teche. C'erano una marea di teche. Avete capito? C'era una marea, C'erano tantissime teche e basta. Cioè... Poi siamo dovuti andare in bagno. Purtroppo non posso far vedere nessun video perché non ho il video di quando siamo andati in bagno. Ma c'è il video di quando siamo andati a vedere i bronzi, che è questo. Allora ragazzi, questi sono i bronzi, ma non so se vi interessano i bronzi. Signor B, in realtà questa era la cosa più importante che dovevamo fare in questa gita. Siamo venuti qui solo per questo. Ah, scusami tanto, signor nerd. Scusami tanto, eh. Sei il più nerd della tua scuola, eh. Ma vattene, via, non c'è più nerd di te. Eh, allora, i dinosauri si sì, esisterò eh, 300 milioni di anni fa. E eh, eh, Io sono il più intelligente della classe e non può dire che Francesco è intelligente perché è stupido. È più stupido di mia madre quando si alza la mattina. È stupido. È stupido. È stupido. È stupido. È stupido. I so è stupido in una maniera assurda. Ah, è una cosa. Sa che cosa ne di le persone? Che sono persone. Ah, è un'altra cosa. Um, lei è molto cattivo. Che non si va. Che non si dà mai gli ordini E che dobbiamo essere. E eh, dobbiamo fare quello che vogliamo. Dai, Francesco, adesso stavo. Sto canto con schifo. Non vi amo! E mentre mi ricordo che cosa dovevo fare, vi lascio a guardare la sigla degli universi. Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together. On my own for the first time. I'm 16. Life is sweet when you're growing up so fast. You gotta make the good times last. Siamo andati in pizzeria Io dato che non potevo prendermi la bianca Con il e le patatine Mi sono preso una pizza bianca e basta um, A quel nerd Che avete visto qualche minuto fa Gli, gli hanno dato Una pizza al, uh, hanno dato Una pizza bianca Con il sugo Sopra invece di una pizza Con il sugo e basta come gli hanno detto Ieri All'inizio pensavo che se l'era presa un'altra amica di scuola ma in realtà non è vero siamo andati al planetario era troppo bello il planetario troppo cioè se devo dire la cosa più bella che abbiamo fatto è andare al planetario ma mamma mia il planetario era troppo bello le clip che mettevano ma erano fatte da dio ehm... <coughs> Nulla, siamo andati al planetario, siamo tornati a casa, cioè siamo andati al planetario, siamo dovuti tornare nell'autobus e abbiamo caccheggiato un po' di gennaio. Gennaio è praticamente un bambino con problemi e basta, siamo dovuti entrare nell'autobus e qui è finita la gita. Quindi nulla, questa è la gita e devo scappare prima che mio padre chiami Vicky la babysitter cattiva. Ormai è troppo tardi. Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together in a place where we belong.